Buongiorno, sono Namir, fondatore e presidente di Zensium, che si occupa di benessere al lavoro. Questo video per spiegare un po' le intenzioni dietro. Sono architetto, ho passato 12 anni a lavorare come architetto a Londra e a Dubai, in vari settori. E quasi sempre la mia esperienza è che c'erano sempre i vari conflitti o disagi che sono creati dentro l'ufficio, dentro il lavoro, delle personalità, delle varie persone, dello stress che il lavoro crea in sé e questi disagi o stress impatto negativamente sul lavoro, conflitti o persone che lavorano con meno entusiasmo. Infatti, no, io anche ho sofferto di quello e ho andato a cercare rimedi per il disagio interno che avevo studiando con maestri di yoga in Dubai, Londra. Era anche maestri di tradizione sufi, Brasile, Italia, Londra, e l'analisi bioenergetica con Alexander Lowen, meditazione. In senso alla ricerca di un benessere, la felicità, che finalmente mi ha portato a capire che dove è la soluzione, dove si trova questo. Allo stesso tempo ho lavorato di aiuto agli altri, la gente inizialmente con i loro problemi fisici, facendo manipolazioni del corpo, e ho visto che spesso, quasi sempre, le persone che arrivano con problemi di dolore al corpo hanno anche problemi a livello emotivo o mentale, di stress, infelicità. Sempre c'è un legame tra questi. Poi, più che lavoro, ho iniziato il lavoro più con gente di azienda, di corporazione grande, di dirigente, manager. Ho visto che arrivano gente più alti, diciamo, della struttura aziendale, e ho visto che i loro problemi non sono di meno, infatti, anzi, sono di più, no? Perché più che vanno su a diventare manager o dirigenti di lavoro, più responsabilità, meno tempo libero, più stress e di conseguenza più problemi di ansia o di meno felicità. Dice, ma questo non va bene, perché il lavoro in un certo senso non crea più felicità. Devi andare al lavoro, no? È un lavoro in conflitto. Guadagni poi per diventare felicità, felice facendo altre cose. Appena finisce il lavoro, vai, no, finalmente è finita la giornata, non vedo l'ora che arriva venerdì, eccetera. Allora, questo non va bene, perché dobbiamo lavorare, lavoreremo sempre, siamo sempre lavoro e sempre di più. Allo stesso tempo il lavoro in se stessi sta creando problemi. E questi problemi stanno crescendo sempre di più. Non va bene, perché no, dentro il lavoro si risolve i problemi creati dal lavoro, se non anche i problemi che abbiamo prima. E così il lavoro va meglio, rende meglio, rende di più, guadagniamo meglio, siamo più produttive, più. Non c'è un conflitto tra vita e lavoro, è tutta una cosa. Anzi, lavoro aiuta la vita. Quindi
Quindi come la maggior parte di gente vedono il lavoro come fonte di stress. E ci sono tanti, perdiamo tanti giornate di lavoro per l'effetto di questo stress, dolore a schiena, depressioni, ansia, dolori vari. Sì, non dovrebbe essere così. Io ho scoperto che non dovrebbe essere così. E quindi volevo riportare o introdurre dentro il mondo del lavoro, come altri lo fanno, tipo mindfulness, meditazioni, che le fanno, le tecniche che cura la persona dei suoi problemi fisici e anche mentali, così diventano felici. E il lavoro diventa un posto dove tu vai per diventare meglio. E quelle che conosco sono le tradizioni, antiche tradizioni che hanno pensato come diventa felice, perché? E questo porta sia a livello di manipolazione del corpo, dalla medicina buddista, sei alimenti, sia a livello dell'autoindagine, chi sono, la risposta che dà l'antica tradizione di yoga. Sia a livello di attività, di celebrare la musica con i tamburi, eccetera, che viene in questo caso di Africa, no? L'aspetto sociale, per pulire quelle sensazioni che abbiamo ognuno isolato da solo. Mettiamo insieme e facciamo con i tamburi, ci sentiamo uno. Queste cose sono le radici di l'intenzione dietro Zen Siom, che Zen Siom, Zen è la pratica di meditazione di essere presente, che viene da Zen, da Cina e alla fine alla sua radice in lo yoga, Dharana. Siom viene da Elysium, che è la parola greca per la paese, posto perfetto, dove tutto è perfetto, paradiso. Quindi paradiso adesso, no? Il mondo perfetto adesso, dove sei al lavoro, in questo momento. Questo è. Perché sei, quando queste tecniche una capisce veramente chi siamo, scopri che sei invincibile, hai un potere enorme. Padrone tu stessi, creativo, puoi fare quello che vuoi, non sei limitato più. E questa è la possibilità che abbiamo tutti e dove andiamo in futuro. Tutti ricchi, felici, sani. Grazie mille e spero che hai goduto questo piccolo video. E spero che trovi qualcosa di interessante dentro il nostro sito. Grazie.